Ciao, ti do il benvenuto a questo nuovo video. Io sono Emanuele e questo è il canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Oggi siamo in pieno tema vacanziero. I nostri amici Nonna Giulia, Emilia, Maria, Marcello, Perfidia, Gigetto e Giorgino si stanno preparando per organizzare le vacanze e dobbiamo aiutarli creando un modello in Excel che permetta di gestire il budget per ciascun viaggiatore, le ipotesi di spesa e calcolare la quota da versare nel fondo cassa comune. Inoltre, dovremo trovare un modo per tenere traccia di tutte le spese sostenute durante il viaggio e calcolare l'eventuale rimborso o integrazione della quota al rientro della vacanza. Tutto in modo semplice e lineare, ovviamente, in modo da evitare discussioni. Se ti chiedessi chi fossero questi personaggi, sono i personaggi che ci hanno tenuto compagnia e ci hanno insegnato ad utilizzare Excel con gli esercizi di Xcamp, l'extra training di Excel in 100 esercizi. Ma adesso torniamo a noi. Siete curiosi di scoprire come costruire questo modello in Excel? Ve lo spiego passo per passo subito dopo la sigla, ma nel frattempo mettete un like a questo video ed iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con tutte le prossime novità. Lo scopo di questo video tutorial è quello di costruire un semplice modello che ci permetta di gestire le spese delle nostre vacanze. Nel primo foglio, dettaglio budget, andiamo a definire un budget per partecipante e delle ipotesi di spese per diverse categorie. In questo modo otteniamo la quota che ciascun viaggiatore dovrà versare. Durante il viaggio andremo a segnare tutte le spese, in modo da poterne tenere traccia. In questo modo avremo il totale delle spese effettivamente sostenute. Infine, disporremo di un report che metterà in relazione il budget, le ipotesi di spesa e le spese effettivamente sostenute, definendo l'ammontare di quanto i viaggiatori debbano ricevere o versare a seconda della quota originariamente versata. Tutte le differenze saranno evidenziate sulla base delle voci di spesa. Ma adesso mettiamoci subito al lavoro. Partiamo dal primo foglio, quello di budget. Nella prima tabella dovremo definire il numero di viaggiatori e il budget per viaggiatori. In questo caso abbiamo inserito 2 e 2000, ma ovviamente i dati potranno essere modificati. Il totale del budget sarà dato dal prodotto di questi due fattori e perciò moltiplichiamo 2 per 2000 e diamo invio. Questi dati dovranno essere richiamati all'interno del nostro modello, della nostra cartella di lavoro, e quindi è più facile se andiamo a nominare queste celle. Per definire un nome in modo agevole senza doverlo digitare è sufficiente selezionare l'intervallo comprensivo delle descrizioni, andare nella scheda formule gruppo nomi definiti e cliccare sul comando crea da selezione. In questo caso Excel già comprende che vogliamo acquisire i nomi dalla colonna sinistra e quindi semplicemente diamo ok. In questo modo le tre celle verranno nominati con la descrizione riportata sulla colonna di sinistra. L'unica differenza è data dal fatto che i nomi non possono contenere degli spazi vuoti e quindi eventuali spazi vuoti sono sostituiti da un underscore. Passiamo alla tabella ipotesi di spesa. Qui abbiamo diverse categorie di spesa, voci di spesa, che potranno essere personalizzate, così come gli importi definiti. Il totale dell'ipotesi di spesa sarà dato dalla somma di questi importi e andiamo a inserire una somma. Anche in questo caso vogliamo definire un nome per la cella del totale. Selezioniamo le due celle e andiamo in Formule, Crea da selezione, colonna sinistra, confermiamo con ok. Infine dobbiamo calcolare la quota che ciascun viaggiatore dovrà versare sulla base dell'ipotesi di spesa. In questo caso dovremo appunto dividere il totale dell'ipotesi di spesa e vediamo che cliccando sulla cella viene riportato il nome definito diviso il numero di viaggiatori e diamo invio. Otteniamo 1752, che sarà l'importo che ciascun viaggiatore verserà nella cassa comune.
A completamento di queste informazioni vogliamo sapere quant'è l'eventuale budget residuo, totale e per viaggiatore. Andiamo quindi a fare la differenza tra il totale del budget e le ipotesi di spesa e andiamo a dividere il risultato di questo calcolo per il numero di viaggiatori. Così facendo, man mano che andremo a compilare le diverse ipotesi di spesa, potremo tenere sott'occhio quanto è il budget residuo e l'impatto su ciascun viaggiatore. Anche in questo caso andiamo a definire il nome per la quota per viaggiatore. Selezioniamo le due celle e clicchiamo sempre sul comando Crea da selezione. Confermiamo con OK e in questo modo la cella I11 verrà appunto nominata quota per viaggiatore. Siamo pronti per strutturare la tabella che ci permetterà di tener traccia delle effettive spese sostenute durante il viaggio. Ci spostiamo nel foglio dettaglio consuntivo e la tabella in questo caso sarà una tabella molto semplice. I campi sono data, la voce di spesa, dove dovremo impostare un menu a tendina che va ad acquisire dalle diverse voci di spesa che abbiamo definito nel primo foglio, eventuali note e l'importo. In questo caso ho già preparato delle spese che vado a copiare e incollare all'interno del nostro intervallo. Simulando in questo modo la compilazione durante il viaggio. Per essere sicuri che tutti i record vengano inclusi all'interno della nostra analisi, andiamo a convertire questo intervallo in tabella. Sarà sufficiente premere la scorciatoia di tastiera Ctrl+T e diamo l'ok. Rinominiamo la nostra tabella consuntivo e andiamo a modificarne la formattazione. Nel campo voci di spesa dovrà comparire un menu a tendina che permetta solo di selezionare le voci di spesa previste a budget. Andiamo quindi a nominare questo intervallo voci di spesa. Selezioniamo il campo voci di spesa della nostra tabella e andiamo nella scheda dati, gruppo strumenti dati e clicchiamo sul comando convalida dati. Selezioniamo l'opzione elenco e richiamiamo il nome definito che abbiamo appena impostato. Se non ce lo ricordiamo è sufficiente premere F3. In questo modo potremo visualizzare tutti i nomi definiti della nostra cartella di lavoro e selezionare quello che ci interessa, voce di spesa, e diamo l'ok. Adesso all'interno di questo campo comparirà un menu a tendina che ci permetterà di selezionare la tipologia di spesa a cui vogliamo riferirci. Nella cella G7 vogliamo riportare il totale delle spese effettive. Avendo impostato una tabella, diventa molto semplice effettuare questo calcolo. Sarà sufficiente effettuare una somma del campo importo della nostra tabella consuntivo. Verrà attivato il linguaggio naturale delle tabelle. In questo modo saremo sicuri che anche eventuali record aggiunti alla fine della nostra tabella verranno inclusi all'interno della nostra somma. Chiudiamo la parentesi e diamo invio. Anche in questo caso vogliamo nominare questa cella totale spese effettive e quindi selezioniamo entrambe le celle, andiamo nella scheda formule, gruppo nomi definiti crea da selezione. In questo caso selezioniamo riga superiore e confermiamo con OK. Adesso passiamo al foglio report. Dobbiamo riportare i valori del budget, delle ipotesi di spesa e del totale delle spese effettive che abbiamo calcolato negli altri fogli. Andiamo quindi semplicemente a richiamare i nomi definiti. Totale budget, totale ipotesi di spesa, totale spese effettive. Per calcolare il valore pro capite sarà sufficiente dividere il valore totale per il numero di viaggiatori. Andiamo quindi a impostare una formula che prenda a riferimento il valore della riga, in questo caso il valore della cella D13, e dividiamo per il numero di viaggiatori. E diamo invio.
copiamo la formula sulle altre celle, mantenendo la formattazione di destinazione. Adesso dobbiamo andare a calcolare l'eventuale debito o credito di ciascun viaggiatore. In primo luogo dovremo calcolare la differenza tra il totale dell'ipotesi di spesa e le spese effettivamente sostenute, in quanto il totale dell'ipotesi di spesa è stato alla base della quota che ciascun viaggiatore ha versato. Andiamo quindi a fare una semplice differenza. Totale delle spese effettive meno totale dell'ipotesi di spesa. Anche questo dato lo andiamo a dividere per il numero di viaggiatori per ottenere la differenza pro capite. Se questo numero sarà positivo, significa che la quota versata da ciascun viaggiatore non è sufficiente a coprire tutte le spese effettive e quindi dovranno versare una differenza. In caso contrario, parte della quota dovrà essere restituita. Andiamo quindi a personalizzare, attraverso l'utilizzo di una funzione logica, la funzione se, la descrizione che comparirà all'interno della cella B19. Iniziamo la nostra formula con un uguale e inseriamo la parola chiave, se, e apriamo la parentesi. Il test che dovremmo effettuare è se il dato presente all'interno della cella D19 è minore di 0, ossia negativo. In questo caso si tratterà di un credito, ossia i viaggiatori dovranno vedere restituita parte della loro quota. E quindi inseriamo un punto e virgola e andiamo a scrivere credito viaggiatori. Apriamo le virgolette e inseriamo la stringa di testo. Se la differenza non è negativa, potrebbe essere uguale a 0 oppure positiva. Dobbiamo quindi andare a inserire un altro se per distinguere tra queste due possibilità. Inseriamo se e apriamo la parentesi. Il secondo test che andremo a inserire sarà se il contenuto della cella D19 sia uguale a 0. In questo caso andremo a inserire la stringa nessun debito o credito. Chiudiamo l'argomento con un punto e virgola. Nel se falso del secondo se andiamo a inserire la terza casistica, quella residuale. Se la differenza non è minore di 0 e non è uguale a 0, sarà sicuramente maggiore di 0. E quindi i viaggiatori dovranno versare una differenza e la descrizione dovrà essere debito viaggiatori. Chiudiamo due parentesi e diamo invio. In questo caso i viaggiatori dovranno versare una differenza. Ma se vado a modificare il consuntivo, ad esempio qua 350 euro, lo porto a 0, vediamo che i viaggiatori vanteranno un credito a rimborso della quota originariamente versata. Con CTRL-Z ripristino il dato originario. Non ci resta che andare a controllare dove sono stati registrati gli scostamenti. In questa tabella dobbiamo riportarci le nostre voci di spesa. Non le andiamo a scrivere, ma ci colleghiamo direttamente al foglio dettaglio di budget. Andiamo quindi a inserire un collegamento con le descrizioni delle nostre voci di spesa. E con le ipotesi di spesa che abbiamo appunto definito nel foglio di budget. Calcoliamo il totale. E adesso non ci resta che riepilogare il totale delle spese effettive. Dovremmo quindi andare a acquisire i dati dalla tabella consuntivo. Per farlo, il modo più agevole è utilizzare la funzione SommaSe. Andiamo quindi a inserire la parola chiave SommaSe e come primo argomento dobbiamo andare a definire l'intervallo in cui deve essere verificato il criterio. Si tratta dell'intervallo voce di spesa della tabella consuntivo. Come secondo argomento dobbiamo andare a inserire il criterio.
In questo caso si tratta della voce di spesa che abbiamo nella nostra tabella di riepilogo, i trasporti. Il terzo argomento è l'intervallo di somma, ossia l'intervallo che dovremo sommare nel caso in cui ci sia scritto trasporto. E ovviamente andiamo a puntare sul campo importo della nostra tabella consuntivo. Chiudiamo la parentesi e diamo invio. In questo caso viene riepilogato il totale della voce di spesa trasporti. Ma questa formula possiamo copiarla così com'è per tutte le celle del nostro intervallo. L'unico riferimento è la cella B37 che dovrà essere mantenuta relativa in modo da puntare sulle diverse voci di spesa. Copiamo la formula su tutto l'intervallo. In questo modo avremo il dettaglio dei 3.574 euro che sono stati sostenuti a consuntivo e perciò eventuali differenze potranno essere giustificate. Non ci resta che andare a rappresentare graficamente i nostri dati. Utilizzeremo due grafici molto semplici. Un grafico a colonne raggruppate per andare a riportare il dato di budget, quello dell'ipotesi di spesa, e il totale delle spese effettive. Selezioniamo le 6 celle e andiamo nella scheda Inserisci e tra i grafici a colonna selezioniamo le colonne raggruppate. Selezioniamo il grafico e in struttura grafico invertiamo righe con colonne. In questo modo otterremo un grafico con 3 serie, il budget, le ipotesi di spesa e le spese effettive. Andiamo a modificare la scala dell'asse verticale. Col pulsante destro in formato asse andiamo a definire un valore minimo pari a 0. Andiamo a eliminare gli elementi che non ci interessano, gli assi, il titolo e le linee della griglia, in modo da lasciare solo e esclusivamente le 3 colonne da visualizzare. Inseriamo però la leggenda nella parte bassa del nostro grafico. Andiamo a inserire le etichette dei dati e adesso non ci rimane che andare a personalizzare il formato delle nostre serie. Andiamo a selezionare la prima serie e nel riempimento selezioniamo un riempimento a motivo, utilizziamo un motivo a nostro gradimento e andiamo a selezionare lo stesso colore che abbiamo utilizzato per lo sfondo delle celle. Procediamo allo stesso modo per le altre 2 serie. Andiamo a modificare la disposizione delle colonne, il loro distanziamento. Agendo sulle opzioni della serie possiamo modificare la sovrapposizione avvicinandole oppure la larghezza della spaziatura. Scegliendo la forma che meglio gradiamo. Disponiamo il nostro grafico all'interno del nostro report. Infine andiamo a creare un grafico per rappresentare la differenza sulle diverse voci di spesa. Selezioniamo la nostra origine dati e in Inserisci selezioniamo un grafico a barre. Eliminiamo il titolo, spostiamo la leggenda verso l'alto, eliminiamo le linee della griglia e l'asse orizzontale. Andiamo a posizionare il grafico all'interno del nostro report e modifichiamo la formattazione della serie utilizzando dei colori che riprendano appunto il colore dell'ipotesi di spesa, il rosso, e delle spese effettive, l'arancione. Per comodità di lettura possiamo inserire le etichette dati. Se desideriamo che le etichette del nostro grafico siano rappresentate dall'alto verso il basso nello stesso ordine della nostra tabella d'origine, sarà sufficiente selezionare l'asse verticale e nelle opzioni dell'asse andare a selezionare
categorie in ordine inverso. Abbiamo completato anche il report a consuntivo delle nostre vacanze, che ci permetterà quindi di andare a verificare dove abbiamo speso di più e dove abbiamo risparmiato e calcolare la quota da restituire o da richiedere ai viaggiatori. Allora, che ne dite? Il modello in sé è molto semplice, ma assolve al suo scopo, principalmente quello di evitare discussioni sulla suddivisione delle spese. So che esistono diverse app che fanno la stessa cosa, forse anche meglio, ma certe volte pochi collegamenti e qualche formula sono la soluzione. Si potrebbe salvare questo file su OneDrive in modo da poterlo condividere e potervi accedere da smartphone durante la vacanza per appuntare le diverse spese. Ricordo agli abbonati livello cartella e superiore che il file che ho utilizzato per questo tutorial è disponibile per il download nel link che trovate in descrizione. Se non sei abbonato, valutane la possibilità. Un piccolo contributo può davvero rendere grande questo canale. Ci sono tanti modi per rimanere aggiornato sulle novità e sui prossimi tutorial. Iscriviti a questo canale YouTube e attiva le notifiche. Oppure iscriviti alla pagina Facebook Utilizzo Professionale di Microsoft Excel. Se preferisci Telegram, puoi aderire al canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Infine, da poco in via sperimentale siamo anche su TikTok con il profilo Utilizzo Professionale di Microsoft Excel, UPMS Excel. Insomma, abbiamo tantissimi modi per rimanere in contatto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo tutorial. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Alla prossima!